scusi, per il raduno di Star Wars, perché non so dove sia. So niente, non le conosco. Grazie, grazie. Vigevano, è qua. Raduno di Star Wars, scusate, raduno? Non lo sanno, non lo sanno. Boh. Nella ridente Vigevano, a pochi passi da Milano, oggi un evento eccezionale, un raduno nazionale di tutti gli amanti di Star Wars, e che la forza sia con voi. Siamo qui in compagnia di Enrico Ercole, il portavoce di tutti questi fantastici gruppi che abbiamo visto oggi qua a Vigevano. Com'è andata? Beh, direi che è andata benissimo. Noi festeggiamo sempre lo Star Wars Day in grande stile. Per 2 anni la pandemia non ce l'ha consentito, l'abbiamo dovuto fare online. Siamo tornati a farlo in presenza, direi con un risultato strepitoso, perché la città di Vigevano era stracolma di gente che è venuta per giocare alle guerre stellari, e questa è la cosa che ci sta più a cuore. Ci vuoi raccontare qualcosa, Enrico, di questa manifestazione? Perché sappiamo che ci sono i gruppi ufficiali Star Wars Italia, tra l'altro approvati tra virgolette da Lucasfilm, no? Sì, siamo i 4 gruppi ufficialmente approvati da Lucasfilm. È la 501esima Italica Garrison, che rappresenta tutto ciò che è il mondo dell'impero, i cosiddetti cattivi. La Rebel Legion Italian Base, che rappresenta la Resistenza, la Repubblica, i cosiddetti buoni. Poi ci sono i Mandaloriani con Lori Chetar Clan, che rappresenta l'universo mandaloriano. E poi abbiamo la Saber Guild, che è invece raduna tutti gli appassionati di lotta con la spada laser. E dopo la parata ci rilassiamo con una bellissima battaglia di spada laser, qua in compagnia di Kiba. Kiba, cosa vuol dire combattere con le spade laser? Vuol dire studiare in un'accademia. Noi siamo un'accademia di spada laser, siamo la Jedi Generation Academy. Studiamo per portare appunto nelle fiere, sui palchi, coreografie basate su Star Wars, con proprio uno studio dietro di movimenti, dei moduli di combattimento legati a Star Wars. Quindi è tutto canonico e tutto legend. Perciò ci vuole tanta passione e anche tanto allenamento, giusto? Sì, che disciplina è? Cioè, fa riferimento a qualche disciplina? Diciamo, si avvicina molto a tutto ciò che è la scherma e in parte anche al corpo, perché comunque nelle coreografie inseriamo anche parti di calci, ruote, capriole, quindi c'è tutta una parte anche di dinamica. E catturato dalla forza oscura, per TG Evans, Andrea Evans.